un appartamento normale, ben ristrutturato, confortevole, con evidenze in cui si comprende che le condizioni economiche del latitante erano discrete, buone, ma questo lo sapevamo. Quindi arredamento ricercato, oggetti di un certo tenore, non proprio di lusso, ma di un apprezzabile livello economico. Le indagini e quindi la perquisizione, gli accertamenti sono in corso. Si proseguirà prossimamente con l'evidenza di tracce biologiche, quella è la prima cosa. Verificare eventuali nascondigli o intercapedini o posti dove può esserci nascosto della documentazione. Ma è un lavoro che occorreranno giorni, non è che in 2 ore o in un giorno si riesce ad avere un quadro completo di una situazione che è complessa e che necessita di tutte le verifiche meticolose che stiamo facendo in sintonia, ovviamente in stretto collegamento con l'autorità giudiziaria. E abbiamo degli accertamenti in corso, abbiamo delle evidenze che ci portano a dire che è almeno 6 mesi che abitiamo in questa parte. Ma Campobello di Mazara fa parte del mandamento di Castelvetrano, costituisce è una famiglia mafiosa che negli anni, anzi nei decenni, ha dimostrato una particolare efficacia ed efficienza all'interno del contesto mafioso del mandamento di Castelvetrano, con soggetti mafiosi di grande spessore che hanno affiancato le attività criminali del latitante. Quindi è un'area che si presta bene in quanto vi è la presenza di una storica e ben strutturata famiglia mafiosa ed è molto vicina, quasi attaccata al suo paese di origine. Già ieri mattina, quando è arrivata, io lavoro nella scuola primaria con dei bambini di 9 anni e abbiamo comunicato loro questa notizia, perché tanto a casa avrebbero sicuramente sentito qualcosa, e l'abbiamo commentato con loro dicendo che è un momento molto importante per noi. Mi dispiace soltanto che il nome di questo nostro paese venga alla ribalta per questi fattacci. Se non cambierà mai la mentalità mafiosa, non cambierà mai nulla. Quindi tutto sta nella mentalità che abbiamo noi. Se non cambia la mentalità, non cambierà mai nulla. Per quanto riguarda me, penso sia una cosa abbastanza positiva per la Sicilia e per i paesotti, insomma, siciliani.